Ieri vi ho fatto vedere un attimo tutto in blocco, adesso invece vediamo un attimo in dettaglio che cosa comporta. Una collega stamattina mi ha fatto una domanda sui terreni di copertura. Le 13 classi indicate sugli indirizzi e criteri 2008 non ci sono più negli standard. C'erano quelle. Allora, intanto gli indirizzi e criteri abbiamo visto che non definiscono la carta geologico-tecnica. In realtà con gli standard la carta geologico-tecnica diventa giustamente l'elemento più importante. È l'elemento su cui si basa tutto il lavoro. Una volta fatta la carta geologico-tecnica secondo gli standard e in maniera più accurata possibile, la MOPS è un derivato praticamente automatico. Quindi con i nuovi standard 2.0 la parte fondamentale del lavoro è la carta geologico-tecnica, che ci può anche far piacere, diciamo, come geologi. Non ci sono più quelle 13 classi sui terreni di copertura, adesso ci sono delle classi che sono sempre basate sulla granulometria, come potete vedere, quelle prevalentemente ghiaiose, quelle prevalentemente sabbiose, quelle prevalentemente limbose argillose, più le torbe, più i terreni di copertura antropica, diciamo, che sono di solito eterogenei. In più, sempre che si riesca ad avere questo dato, c'è anche da indicare la genesi dei terreni di copertura, se in ambiente vulcanico, di versante, fluvio lacustre, con tutte le varie sottoclassi del caso. Quindi diventa un lavoro molto importante dal punto di vista geologico. Cosa si traduce in questo? Per fortuna non avrete tutta questa casistica. Noi, per esempio, alla Spezia, alla fine dei terreni di copertura, tutta la tabella che abbiamo visto prima si è ridotta alla fine in 5 classi. Abbiamo anche accorpato abbastanza, perché già avevamo delle macchie di leopardo tremende sulle instabilità. Per cui alla fine abbiamo praticamente ambienti ghiaiosi che abbiamo suddiviso in ambienti, diciamo, di piana pedimontana o comunque di ambienti fluvio-lacustre, che sono di solito quelle comunque poste alla base dei versanti, depositi ghiaiosi sulle coltri di versante. Fortunatamente, diciamo, tutte le coltri che abbiamo riscontrato, avevamo le indagini, comunque anche le indicazioni degli studi del piano regolatore, diciamo, tutte le coltri su versante erano comunque prevalentemente ghiaiose. Invece su, diciamo, le zone di piana costiera abbiamo avuto dalle indagini queste indicazioni, diciamo, ci sono zone nettamente con una prevalenza sabbiosa e delle zone nettamente invece di prevalenza limosa, che abbiamo evidenziato da questo punto di vista. Genesi sabbiose, diciamo, sicuramente ambiente costiero di spiaggia. Siamo lungo la costa, la linea di costa, se tu hai depositi limosi sicuramente vengono da palude costiera, laguna, stagno, lago costiero, per cui anche qua la genesi veniva abbastanza automatica. Ci sono poi anche dei toponimi, poi lo vediamo anche in una slide successiva, ci sono anche dei toponimi molto indicativi. Quando una località si chiama Stagnoni ed è lungo la costa, è facile capire che lì c'era sicuramente un'area paludosa.